Voglio dare un'ultima informazione. Mi dicono i colleghi del web che ringrazio perché senza i quali non avremmo potuto assicurare anche il collegamento streaming e, che ci consente la partecipazione di molte più persone di quante non se ne vedano in questa sala. E ci hanno comunicato che già diverse agenzie regionali sono in collegamento con noi. Questo a conferma di quanto diceva Presidente e Direttore Generale. A proposito di questa idea di sistema, di rete che va anche oltre nel nostro caso l'istituto, ma ha una copertura nazionale e molto capillare sia come diffusione territoriale che come tipologia di competenze con le agenzie regionali. Quindi un saluto anche ai colleghi delle agenzie regionali che ci stanno seguendo. Penso se parlavo male dei colleghi, chi deve dire questo? Ci avete dato l'informazione. Allora, grazie, siamo abbastanza nei. Che è? Ho fatto Allora. male? Il Presidente mi ha detto No, no, no. di fare così, allora io obbedisco, E noi è una obbediamo. specie di, come posso dire? Allora, siamo abbastanza nei tempi nella scaletta. Darei la parola a Mimma Belli, presidente uscente del CUG, anima di questo lavoro e punto di riferimento essenziale anche per le colleghe che dovranno raccogliere il suo testimone. Prego, Mimma. Allora, io sarò veramente breve. Mi dispiace che siano già andati via direttore e presidente, perché volevo ricordargli che tra i compiti del CUG c'è la formulazione di pareri in tema di organizzazione e di gestione del personale. Quindi penso che questo, in questa fase di riorganizzazione dell'istituto, possa essere un supporto che il CUG può dare alla direzione e alla presidenza proprio in questa fase delicata dell'ente. Sì. Allora, oltre a questo, voglio soltanto ricordare qual è stata l'evoluzione nella relazione che è stata fatta sul benessere organizzativo. Se vi ricordate, perché ritengo che questa sia stata un passo avanti notevole che è stato fatto in questo ultimo anno. Se ricordate bene, la relazione sul benessere organizzativo, questa prima che è stata veramente un'indagine reale, è stata preceduta da una fase di sperimentazione. Questa fase di sperimentazione ha visto la partecipazione del CUG, se vogliamo, in una fase di supporto all'OIV, ma non c'è stata una lettura dei dati dal punto di vista del CUG. Invece, la cosa innovativa che è stata fatta quest'anno è stata quella di dare una lettura dei dati dell'indagine anche dal punto di vista del CUG, cioè dal punto di vista dei temi del CUG, che sono il mobbing e il malessere, perché malessere organizzativo si può anche leggere nell'altra parte come malessere. E quindi vedrete nelle relazioni che seguiranno proprio questa lettura che è stata fatta dei dati dell'indagine, dei dati raccolti durante l'indagine, la lettura proprio sotto questi due aspetti, che sono due aspetti caratteristici del CUG. Quindi questo secondo me è un obiettivo che è stato raggiunto quest'anno, ma questo non è un obiettivo a cui fermarsi, perché anche dall'analisi del questionario sono venute fuori dei miglioramenti che possono essere introdotti sul questionario stesso, questionario che è stato proposto dal CIVIT. O ANVU, come si chiama adesso? ANAC, io scusatemi. Sono un po' Ecco,
e quindi praticamente ci sono stati delle miglioramenti relativi da introdurre proprio nel questionario. Quindi io direi che questo è stato un momento importante, ma è un momento importante in cui praticamente la nuova presidente del CUG e il CUG è un punto da cui dovrà partire, non un punto di arrivo, perché praticamente si può andare a leggere quali sono il clima organizzativo all'interno dell'ente, proprio individuando dei parametri che sono più specifici alle attività del CUG. Chiaramente l'invito che è stato fatto da presidente e direttore, tanto io sono fuori dall'organizzazione, lo posso dire, di maggiore trasparenza e quindi di maggiore comunicazione tra la base e i vertici, io lo inverto e chiedo al sistema che praticamente all'ente ci sia anche una maggiore comunicazione dai vertici alla base, perché chiaramente è un discorso che deve andare nei due sensi, non può andare in un'unica direzione. Questo è stato ottenuto, però questo deve essere non qualche cosa che deve essere richiesto ogni volta, deve essere qualche cosa che entra proprio nel modo di operare, come praticamente il modo di operare deve essere vero tra i colleghi, quello di non avere, di rompere tutti i gusci che separano i diversi gruppi, ma ci deve essere anche all'inverso tutta la rottura dei gusci che separano il vertice dalla base. Quindi io non aggiungo altro, perché questi due segnali secondo me sono importanti. Uno è che il CUG è un organismo dell'amministrazione, e che l'amministrazione si deve basare su questo organismo, soprattutto in un momento delicato come è la riorganizzazione di un ente, ma di un ente complesso come il nostro, in cui praticamente c'è il coordinamento del sistema delle agenzie, c'è il lavorare a sistema con tutto il sistema territoriale, c'è la ricerca che praticamente prima era relativa alla ricerca nel mare, ma poi adesso si è ampliata anche a tutte le altre matrici ambientali. Quindi ci sono tanti temi, è un ente complesso e la complessità non può essere gestita se non nella trasparenza. Quindi io con questo chiudo e vi auguro buon lavoro, io vado nel mio mondo a riposare.